Allora, buongiorno, benvenuti a tutti. Con un perfetto quarto d'ora accademico cominciamo questo incontro che, come sapete, si iscrive nel ciclo La prima lezione di filosofia che il Dipartimento organizza oramai da alcuni anni, dal 2015. Si tratta di una serie di incontri che aprono, per così dire, simbolicamente l'anno accademico dei corsi di laurea in filosofia, anche se di fatto la didattica inizia un mese prima, e è un'iniziativa che il Dipartimento organizza non per pubblicizzare, diciamo, la sua attività didattica e i corsi di laurea che fanno riferimento al Dipartimento. Bisogna dire, d'altra parte, che non abbiamo particolare bisogno di pubblicità in un momento in cui le iscrizioni sono aumentate del 50%. La nostra idea è quella di offrire ai nostri studenti, agli studenti dell'Ateneo e alla città, l'occasione per incontrare una figura rilevante nel dibattito filosofico contemporaneo. Invitiamo degli illustri studiosi a cui diamo la massima libertà nella scelta del tema, chiedendo loro semplicemente di scegliere un tema che ci consenta però di capire che tipo di concezione hanno della filosofia, cosa intendono per filosofia, in che modo praticano la filosofia, e anche che consenta di trasmettere ai nostri studenti la passione per la ricerca filosofica e faccia capire loro in che modo, perché, come ha ancora un senso oggi, occuparsi di filosofia. Il nostro è un dipartimento che ha molte anime, che ha una tradizione pluralista e interdisciplinare, e quindi cerchiamo sempre di invitare figure che riflettano vari aspetti, vari ambiti e vari orientamenti della ricerca filosofica contemporanea. Abbiamo avuto negli anni scorsi Luciano Floridi dell'Università di Oxford, che è uno dei creatori di una disciplina molto attuale, cioè l'etica dell'informazione. Abbiamo avuto Kevin Mulligan dell'Università di Ginevra, specialista di filosofia della mente e di ontologia. Abbiamo avuto Giorgio Agamben, che è, diciamo, un filosofo indipendente, visto che da parecchi anni ha polemicamente lasciato l'insegnamento universitario e che si è occupato di vari temi, di estetica, di filosofia morale, di biopolitica. E l'anno scorso abbiamo avuto Achille Varzi della Columbia University, che è una figura di spicco nel dibattito sulla logica, la semantica e l'ontologia contemporanea. E quest'anno abbiamo un intervento di Salvatore Veca sul tema Pensare il presente in filosofia. Salvatore Veca si è formato all'Università di Milano, ha studiato con Enzo Paci e Lodovico Geymonat e in un periodo della sua lunga carriera accademica ha insegnato all'Università di Milano, anche se non a filosofia ma a scienze politiche. Ha avuto un lungo percorso che l'ha portato dall'Università della Calabria a Bologna, a Milano, a Firenze e poi per molti anni è stato a Pavia, prima in università e poi allo IUS. Io ho chiesto al collega Marco Geuna di presentarci il percorso di ricerca di Salvatore Veca e quindi non vi presenterò le sue tante e importanti pubblicazioni. Mi limito semplicemente a dire che il percorso di Salvatore Veca è un percorso, spero di non sbagliarmi, che ha una caratteristica abbastanza interessante, cioè comincia con una riflessione su problemi di tipo epistemologico, con una riflessione su Frege, su Whitehead, su Cassirer e su Quine, poi si sposta su questioni di filosofia sociale e politica e ultimamente ritorna anche su questioni di carattere strettamente epistemologico, mettendo al centro della sua riflessione problemi come quelli dell'incompletezza e dell'incertezza. Come dicevo, sarà Marco a illustrare meglio il lavoro di Salvatore Veca. Io vorrei solamente sottolineare il fatto che Salvatore Veca non è solo uno dei protagonisti del dibattito filosofico contemporaneo, ha svolto un ruolo molto importante nella vita culturale, nell'editoria
e diciamo nel dibattito pubblico italiano e europeo. È stato condirettore di Out, è nel comitato scientifico di molte riviste importanti, la rivista di filosofia, IRIDE, l'European Journal of Philosophy. È stato lungamente presidente della Fondazione Feltrinelli, di cui ora è presidente onorario, ed è presidente del comitato che attribuisce un premio molto prestigioso, cioè il premio Balzan. Concludo dicendo che Salvatore Veca, che ha insegnato, come vi ho detto, in varie sedi, ha sempre mantenuto un legame molto stretto con l'Università di Milano e con la città di Milano dove abita. È stato presidente della Fondazione Paolo Grassi ed è presidente della Casa della Cultura, un istituto culturale fondato nel 1946 da Antonio Banfi, che svolge tuttora una funzione molto importante. Ultima cosa, Salvatore Veca è stato il direttore scientifico del laboratorio Expo e il responsabile della Carta di Milano e mi diceva proprio un momento fa che proprio in Aula Magna ha presentato questo documento che rappresenta il contributo scientifico che Milano in occasione dell'Expo ha dato su temi di estrema attualità, cioè i temi della sostenibilità. Io ringrazio molto Salvatore Veca per aver accettato il nostro invito e darei la parola a Marco Gemma. Salvatore Veca non ha bisogno di presentazioni, ma per i più giovani, per i nati nel nuovo millennio qui presenti, vale forse la pena dire qualche parola e di ripercorrere qualche tappa della sua pluridecennale ricerca. E questo sarà un modo, seppur indiretto, per accennare ad alcuni momenti importanti della ricerca filosofica condotta qui alla Statale. Gianluca Bianchi ha ricordato che Veca si è laureato proprio in questa università nel 1966 con una tesi in filosofia teoretica redatta sotto la guida di Enzo Paci. Se per molti decenni Veca ha insegnato come disciplina la filosofia politica, i suoi primi lavori sono stati dedicati a questioni a tutta prima lontane da quest'ambito di ricerca. I suoi primi lavori sono stati dedicati, come ricordava Luca, a Quine, a Frege, a Ernst Cassirer e il concetto di numero. E già questo fatto è un indizio che Veca è stato ed è un filosofo politico felicemente irregolare, o meglio è stato ed è un filosofo a tutto tondo. Il suo primo libro del 1969 portava come titolo Fondazione Modalità in Kant e recava una prefazione dello stesso Enzo Paci. Aggiungo fin da ora che l'interesse per Kant, innanzitutto il Kant delle due differenti stesure della critica della ragion pura, ma non solo quello, accompagnerà come un basso continuo tutta la sua ricerca. Ho accennato all'importanza della riflessione di Paci per Veca e per quelli che studiavano a Milano in quegli anni. Come ogni vero allievo, Veca fece i conti in modo critico con il suo maestro, li chiuse in particolare nella prefazione al volume di scritti di Enzo Paci, da lui stesso curato, I filosofi e la città. Argomentò, allora, che l'aspetto interessante e innovativo della filosofia di Paci era stato il suo relazionismo, la sua proposta filosofica degli anni 50. Considerò invece in modo critico, ritenne una via bloccata, la svolta che portò Paci ad incrociare fenomenologia e marxismo, svolta perseguita ad esempio nelle pagine di Funzione delle scienze e Significato dell'uomo. Quale che sia la valutazione, 40 anni dopo, di questo giudizio critico sulla svolta fenomenologica, un aspetto va però sottolineato. Un'eredità del modo di fare filosofia di Paci è chiaramente riconoscibile nella ricerca di Veca. Paci faceva filosofia portando avanti un interesse appassionato per campi diversi del sapere.
scriveva, ad esempio, saggi sugli sviluppi dell'architettura, da Gropius a Wright, su poeti a lui contemporanei come Paul Valéry e T.S. Eliot, su compositori come Schoenberg e Alban Berg, su scrittori come Thomas Mann e Franz Kafka. Pensava in qualche modo la filosofia, perlomeno la pensò per una fase precisa della sua ricerca, come un'attività interstiziale, come una riflessione le cui domande traggono origini dagli interstizi, dai confini tra le diverse forme di sapere. Ecco, nella ricerca di Iveca troviamo un atteggiamento analogo, potremmo forse dire uno stile filosofico analogo. Iveca ha sempre preso sul serio forme di riflessione e campi del sapere diversi da quelli strettamente filosofici. L'economia politica e l'antropologia culturale, la scienza politica e la psicanalisi, la teoria della probabilità di De Finetti e la letteratura, per menzionarne alcune. Questa attenzione per il sapere scientifico in tutte le sue forme ha probabilmente anche un'altra radice, che forse va ricercata ancora nel modo in cui veniva insegnata e praticata la filosofia a Milano negli anni Sessanta. Mi riferisco alla lezione di Ludovico Geymonat, al suo interesse non solo per la matematica e la logica, ma più in generale per la storia della scienza e la filosofia della scienza. Ricordo, sempre per i più giovani, che non casualmente Geymonat aveva intitolato Storia del pensiero filosofico e scientifico, la sua grande storia della filosofia in molti volumi a più mani. In Concordia Discourse, Salvatore Iveca si è sempre mantenuto fedele a quella lezione. L'interesse per la filosofia della scienza, per quella che possiamo chiamare filosofia del sapere scientifico o anche epistemologia, è stata una costante della sua ricerca. Poco fa Luca Bianchi ha ricordato quanto sia stato importante il suo lavoro nelle istituzioni culturali milanesi. Se mi è concesso un ricordo personale, la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, da lui presieduta, nella seconda metà degli anni 70 ospitava non soltanto corsi di storia dell'economia politica o di filosofia politica, come ci si sarebbe potuti aspettare, ma anche incontri, seminari di filosofia della scienza. Ricordo discussioni accesissime, anche aspre, cui partecipavano figure straordinarie come Marco Mondadori e Aldo Giorgio Gargani. Aldo Gargani, che aveva da poco pubblicato lo splendido libro Il sapere senza fondamenti. Naturalmente capivo molto poco dei dettagli di quelle discussioni, mi sfuggivano molti riferimenti, ma l'ethos filosofico e lo spirito di libertà e di ricerca che trasmettevano, quello sì mi era chiaro e lo ricordo con immutata gratitudine nei confronti di Salvatore che l'aveva promosso e coordinato. La ricerca filosofica di Iveca, posso aggiungere, ha attraversato, come era prevedibile, varie stagioni. Ho già ricordato il suo interesse per Kant e i problemi di fondazione del sapere scientifico, vorrei menzionare brevemente un'altra tappa, quella del confronto con Marx, che lo tenne occupato per buona parte degli anni 70. Nel saggio sul programma scientifico di Marx, pubblicato sul finire del 77, Iveca presentava Marx come l'ultimo dei classici e metteva in luce le assunzioni teleologiche che orientavano la sua teoria del modo di produzione capitalistico, la sua teoria del valore. Se non si poteva far più ricorso a Marx e alla filosofia della storia implicita in molte sue considerazioni, era necessario guardare altrove per fornire ragioni e concettualizzazioni di fondo necessarie per giustificare un impegno trasformatore qui ed ora. Se l'avvento del regno della giustizia non era più assicurato dallo sviluppo storico, era necessario trovare altri vocabolari
per tematizzare e per costruire la giustizia nel nostro mondo. Di qui l'interesse di Veyka per John Rawls e la sua fondamentale opera A Theory of Justice, pubblicata nel 71. Per ricorrere a stilizzazioni sempre un po' semplificatorie, si potrebbe dire che qui si apre una terza tappa della sua ricerca, la tappa che ha al suo centro le teorie contemporanee della giustizia nelle loro varie forme. Veyka ha dedicato sì molte energie nel far conoscere l'opera di Rawls, da una teoria della giustizia alle grandi opere successive, ed in primo luogo liberalismo politico. Ma non si è fermato a questo. Ha introdotto nel dibattito pubblico e fatto apprezzare differenti filosofi che si sono confrontati con l'opera di Rawls, fornendo teorie alternative della giustizia, da Robert Nozick a Michael Sandel, da Michael Walzer a Thomas Nagel. Vorrei aggiungere che in alcuni settori del dibattito internazionale, anche nel dibattito italiano, si formò una sorta di scolastica rawlsiana, attenta a misurare le differenze anche rilevanti fra le varie riformulazioni proposte da Rawls, Veyka ne è sempre stato estraneo. Ha dato rilievo, ad esempio, alla teoria pluralistica della giustizia messa a punto da Walzer, fino a incorporarne, se non sbaglio, alcuni aspetti nella sua riflessione. Si è battuto poi per far conoscere e apprezzare un filosofo raffinato, interessante come Bernard Williams, un filosofo però assai lontano dalle impostazioni di Rawls su molti terreni, dalla teoria metaetica a quella propriamente filosofico-politica. Nella ricerca di Veyka, potrei aggiungere, la filosofia politica è sempre stata una parte, non il tutto. Se apriamo uno dei suoi libri più impegnativi, Dell'incertezza, tre meditazioni filosofiche, un testo di quasi 400 pagine pubblicato nel 97, emerge che ad essa, alla filosofia politica in senso lato, è dedicata solo la meditazione centrale e che questa è preceduta da una meditazione su ciò che vi è, da una meditazione cioè sul linguaggio, sull'interpretazione, sul significato, sulla verità, ed è seguita da un'altra meditazione su chi noi siamo, una serie di riflessioni sulle emozioni, sul rapporto tra emozioni e ragioni, sul significato complessivo della vita, ed in questo quadro si collocavano anche riflessioni penetranti sul significato della filosofia stessa. Gianluca ha ricordato come negli ultimi due decenni la filosofia di Veyka da un lato si è concentrata nell'ampliare, nel mettere a fuoco in particolare una questione, la questione legata all'idea di giustizia globale, anche attraverso un corpo a corpo, un confronto con la filosofia di Amartya Sen, da un lato, e dall'altra è ritornata su idee di fondo, idee di carattere generale che Veyka aveva già affrontato nelle sue prime opere e che poi erano ritornate in maniera carsica nelle sue pagine successive, l'idea di incompletezza e l'idea di possibilità. Non mi soffermo su questo, vorrei aggiungere soltanto un'osservazione finale. Salvatore Veyka ha lavorato in filosofia avendo di mira tre pubblici diversi, adottando ogni volta argomentazioni ed esempi che si attagliassero ai suoi diversi uditori. Ha lavorato innanzitutto per la comunità scientifica dei filosofi, accademici e non, e ho già ricordato qualche titolo dei suoi lavori più impegnativi. Ha scritto poi libri per un pubblico più largo, libri da intellettuale militante, si sarebbe detto un tempo. Ha pubblicato volumi come Non ci sono alternative, falso, o qualche cosa di sinistra, idee per una politica progressista, per citare solo due dei suoi contributi recenti. Ma vorrei ricordare che si è rivolto anche ad un terzo tipo di pubblico,
i bambini. Noi da qualche anno facciamo qui in statale laboratori sulla cosiddetta Philosophy for Children. Maveika più di 15 anni fa ha dedicato un suo magnifico libro, Il giardino delle idee, a dialoghi filosofici che hanno come protagonisti lui, il nonno, e la sua nipote Camilla. Si tratta di 11 dialoghi, di 11 capitoli su temi impegnativi, dai diversi modi di pensare la realtà e i suoi livelli, ai differenti approcci alla verità, dalla questione della bellezza a quella di Dio, al modo in cui si possa argomentare filosoficamente a proposito di Dio. E mi piace ricordare che ogni capitolo si concludeva con una poesia, scelta da Veika come dono per la nipote e perché essa convogliava in modo sintetico ed esemplare alcune delle idee discusse nel dialogo. Non mi resta dunque che dare la parola a Salvatore e soprattutto ringraziarlo di aver accettato il nostro invito. Grazie Salvatore. Grazie di cuore, grazie a tutte voi e tutti voi per la vostra presenza, grazie di questo invito che mi ha fatto un enorme piacere per le ragioni che potete immaginare. C'è sempre una certa emozione, visto che ero qui come ragazzo nel 1961, come studente di filosofia. Grazie al direttore. E grazie a questa superba, devo dire francamente, presentazione. Mi sarebbe molto piaciuto essere uno che ha fatto le cose che ha detto Marco. Io ho fatto qualcosa del genere, ma ha detto esattamente quello che avrei voluto sentire che io abbia fatto. Non sono sicuro di averlo fatto, insomma, però è veramente fantastico. Ti sono profondamente grato. Vorrei dedicare queste osservazioni a un grande logico epistemologo nostro contemporaneo che ci ha lasciati purtroppo ormai 20 anni fa, che è Marco Mondadori, che è stato citato. Queste cose sono dedicate a Marco. Marcello. A pensare il presente in filosofia. Se ce la faccio pensiamo anche un po' il futuro alla fine. E concludendo un superbo saggio su Platone e l'invenzione della filosofia, che compare come capitolo 10° del suo libro postumo Il senso del passato, uno dei maggiori filosofi della seconda metà del secolo scorso, che Marco Gerna ha citato opportunamente, Bernard Williams, ha fatto una piccola lista delle virtù del filosofo, o della filosofa direi io. Nella lista sono elencate nell'ordine intelligenza penetrante e profondità, conoscenza del sapere scientifico, un senso vivo della distruttività politica e umana, così come della creatività umana e politica, un'ampia gamma di interessi tematici e un'immaginazione vivida. Il rifiuto intellettuale di dedicarsi a pratiche di rassicurazione superficiali, il dono della grande scrittura. Io vorrei chiedermi quali siano le caratteristiche dell'immaginazione vivida di Williams nella filosofia intesa, almeno come io la intendo, cercando di seguire ciò che mi è stato prescritto dal Dipartimento Piero Martinetti, e come vocazione intellettuale. Noi spesso usiamo la formula Soziologie als Beruf, Philosophie als Beruf, che viene da Max Weber, come sappiamo, e traduciamo come professione, ma Beruf è Anrufen, cioè è la chiamata, e questa è l'origine, c'è la connessione tra vocazione e professione. Cominciamo dicendo che vi sono almeno due tipi di attività, nella mia idea,
che possono dare congiuntamente una prima idea di come funziona l'immaginazione filosofica. Il primo tipo è quello, l'ho chiamato, della esplorazione di connessioni fra un qualsivoglia cosa e qualsivoglia cosa. L'esploratore di connessioni è uno che mira a mettere assieme, a legare fra loro concetti, idee, congetture, ipotesi, è uno che cerca di tessere una rete capace di prendere il maggior numero di pesci e di consegnarci così una nuova prospettiva su noi stessi e il mondo, una prospettiva più illuminante di altre e ad essa preferibile per una varietà di ragioni. Wilfred Sellars, il filosofo dello spazio delle ragioni, ha scritto, cito: «Lo scopo della filosofia è comprendere come le cose, nel senso più possibile ampio del termine, stiano insieme nel senso più ampio possibile del termine». Il secondo, questo è il primo tipo di attività, è una cosa che potrebbe fare tranquillamente un matematico, un logico. Il secondo tipo di attività è quello della coltivazione di memorie. Il coltivatore di memorie è uno che sa bene quanto l'immaginazione filosofica si alimenti del suo passato e della sua complicata tradizione. Questo, se ci pensate bene, è un tratto specifico dell'indagine filosofica, un tipo di attività intellettuale che, a differenza qui di altre, non può sfuggire alla propria storia nel tempo. Ludwig Wittgenstein, che io considero il più grande filosofo del secolo scorso, anche se non ho mai capito perché lo considero tale, ha scritto: «Il lavoro del filosofo consiste nel mettere assieme ricordi per uno scopo determinato». L'esploratore di connessioni è affascinato dall'idea di poter dire l'ultima parola. Il coltivatore di memoria gli ricorda il destino inesorabile della trasformazione dell'ultima parola in penultima. In questo senso, anche in filosofia, come nella scienza e nell'arte e nei linguaggi scientifici e artistici, l'immaginazione e la ricerca non hanno fine. Riflettendo sul variegato repertorio della tradizione della filosofia occidentale, sono sicuro che vi sembrerà naturale formulare un elogio dell'incompletezza come virtù della ricerca filosofica e dell'indagine scientifica. L'elogio è formulato per definire in che senso preciso l'incompletezza si addica propriamente all'indagine filosofica e renda conto al tempo stesso della natura della immaginazione filosofica. Come naturale, le due immagini, l'esploratore di connessioni, il coltivatore di memoria, sono solo artifici espositivi che ho escogitato per rendere conto in modo più vivido della natura della ricerca filosofica. Quanto più importante è la tensione persistente fra il mestiere dell'esplorare connessioni e quello del coltivare memoria. Perché è questa tensione a mettere in moto l'immaginazione filosofica. Potremmo anche pensare a qualcosa come un circolo fra i due mestieri, una circolarità fra esplorazione di connessioni e coltivazione di memoria. L'invito che potrei rivolgervi è quello di provare ad applicare la duplice idea delle connessioni e delle memorie agli autori, agli stili di ricerca che avete incontrato o che incontrerete nel lungo viaggio nella storia del pensiero filosofico. Come stanno le cose in proposito? Se ci mettiamo alla prova con l'etica di Spinoza o con la cattedrale filosofica di Hegel o con le scorribande aforismatiche di Nietzsche, o naturalmente con quello che Bob Nozick chiamava il Partenone di Platone o di Aristotele? Quando in filosofia siamo alle prese con qualcosa che per noi fa problema, l'immagine che ora assume spicco è quella del corpo a corpo tra esplorazione di connessioni e coltivazione di memorie. E ciò dà senso, il senso appropriato in filosofia, ai nostri lavori di chiarificazione concettuale, ai nostri impegni definitori,
alle nostre argomentazioni, ai nostri esperimenti mentali, ai nostri negoziati fra intuizioni o congetture rivali, alle nostre costruzioni controfattuali, alle nostre esplorazioni di connessioni, alle nostre ricerche di senso. Potremmo concludere allora: la filosofia ha bisogno di immaginazione e visione. Oddio, oggi non solo la filosofia, per esempio anche quella che un tempo si chiamava l'attività politica avrebbe bisogno di visione e di immaginazione. Ma dovremmo aggiungere: il visionario deve essere uno che sa fare i conti. I conti con che cosa, propriamente, vi chiederete? La risposta è semplice. I conti con quanto fa per noi problema, con quanto genera incertezza, con quanto è inaspettato, con quanto è responsabile di domande inedite, con tutto ciò che altera e pone sotto pressione il quadro stabile delle nostre credenze. Come è noto, la filosofia sorge dallo stupore e dalla meraviglia, ed è questo che mette in moto le nostre ricerche. Se tutto fosse, da un punto di vista epistemico, un mondo saturo, un mondo certo, che senso avrebbe ricercare qualcosa? E perché mai Platone e Aristotele ci hanno insegnato tra Iride, Taumantelo, Zaumazein, tutto quello che volete, e perché mai oggi le cose dovrebbero stare diversamente? E a quali sfide possiamo dire che deve rispondere oggi l'immaginazione filosofica con tutta l'eco della sua tradizione e, come diceva Paul Ricoeur, del grande repertoire? Allora ci si può porre la domanda: come pensare il presente in filosofia? Proviamo ora a delineare i confini di almeno tre ambiti in cui possiamo per convenzione identificare distinte famiglie di problemi. L'ambito in cui la posta in gioco è quella della conoscenza veridica e giustificata di come stanno le cose, l'ambito in cui la questione centrale è come noi, sapendo come stanno le cose, possiamo intervenire su esse e trasformarle. L'ambito che ha a che vedere con i nostri mutevoli modi del convivere con altri e con altre. Avrete riconosciuto nel primo ambito lo spazio delle scienze, nel secondo lo spazio delle tecnologie, nel terzo lo spazio dell'etica o della politica. Proviamo ora a assaggiare sperimentalmente le possibili risposte filosofiche per noi contemporanei, tenendo tuttavia conto che i confini fra i differenti spazi sono instabili e porosi e che gli effetti delle questioni in uno spazio possono allegramente migrare in altri. Cominciamo con lo spazio dell'impresa scientifica, quella su cui Ludovico Gemonat nei lontani anni 60 ci insegnava. La migliore filosofia della scienza del secolo scorso, pensiamo al Circolo di Vienna, al Circolo di Berlino, per fare solo esempi classici, ha messo a fuoco la questione del metodo scientifico ricorrendo a un'immagine standard della scienza. Oggi possiamo cogliere i tratti, io penso, di una trasformazione della filosofia della scienza in una pluralità di filosofie delle scienze. Una trasformazione in cui le ricerche filosofiche si connettono alla varietà delle pratiche scientifiche e al loro mutamento nel tempo, abbandonando l'idea compatta e monolitica, l'immagine filosofica della scienza. Basta pensare agli sviluppi della filosofia della meccanica quantistica, della cosmologia, delle neuroscienze cognitive, dell'intelligenza artificiale o delle biotecnologie, ma su alcuni aspetti di questo Luciano Floridi vi ha già detto tutto. È riconoscere la tensione essenziale qui fra la continuità della tradizione filosofica, che ci mette alla prova con l'impresa scientifica,
come ci suggerisce il coltivatore di memorie, è la discontinuità dei metodi e degli stili di ricerca a fronte della varietà dei modi delle indagini scientifiche su come stanno le cose, come ci suggerisce l'esploratore di connessioni. Il tema continuità-discontinuità sarà un po' un leitmotiv nella mia esposizione. Al dissolversi dell'immagine memistica della scienza corrisponde così l'insorgere di una pluralità essenziale di pratiche e metodi scientifici con cui l'indagine filosofica si mette concettualmente alla prova. Notate che qui siamo, per così dire, al confine fra lo spazio delle scienze e quello delle tecnologie, per riprendere la nostra distinzione iniziale. Perché è importante, in proposito, sottolineare che i confini, un tempo stabili e definiti, fra scienza pura o di base e scienza applicata, sono oggi confini porosi e sfumati. C'è un via vai, addirittura. Ho discusso con molti scienziati, soprattutto approfittando del fatto che sono stato a lungo presidente del Comitato Generale Premi Balzan, che ha almeno 2 premi all'anno in ambito scientifico, e mi ricordo una bellissima discussione con Federico Capasso di Harvard, che è un grandissimo che lavora in ottica, che ha cominciato nei Bell Laboratories e poi ha finito a insegnare a Harvard. Ma mi ha detto, se io non avessi avuto l'esperienza del fare cose, non sarei mai arrivato all'idea di come teorizzare come stanno le cose. Vi è almeno in alcuni campi un'interazione feconda fra la costruzione di teorie e congetture e gli esiti delle sperimentazioni emergenti, chiamiamoli così, dalle pratiche di laboratorio. Come ci ha ricordato, tra gli altri, un classico libro, ristampatissimo, il libro dell'87 di Ian Hacking. E ciò dà luogo alle frotte di innovazioni che irrompono costantemente e acceleratamente nella nostra vita quotidiana e altro, come ho accennato, il quadro relativamente stabile delle nostre credenze. Innovazioni più o meno radicali dei nostri modi di comunicare e interagire, dei nostri modi di far nascere persone, di influire su vite biologiche o biografiche, sino ad aprire uno spazio di opzioni sul come concludere le nostre vite finite. Gli effetti di innovazione sui nostri modi di lavorare, nei casi sfortunati di non lavorare, in un mondo di macchine intelligenti e soprattutto di macchine autonome, dei nostri modi di interagire con macchine artificiali che alterano i confini dell'esperienza e della condizione umana. Tutto questo genera incertezza e chiede teoria. Il succo delle mie meditazioni, sono 400 pagine, il succo è questo: chiediti tutte le volte che l'incertezza domanda teoria. La teoria mira a ridurre l'incertezza. Poi tutto continua, tutto va avanti, nuove incertezze, nuove teorie. Perché le nostre credenze sono messe quotidianamente sotto pressione dalle frotte di innovazione, dalla loro accelerazione e dall'inaspettato. E allora l'indagine filosofica fra continuità e discontinuità è chiamata in causa, in circostanze come queste, sotto il profilo etico e politico. La questione centrale, grazie a una rude semplificazione, si può formulare così: all'aumento, alla crescita dei nostri poteri causali, dei nostri poteri di fare cose e di avere effetti su noi stessi e sul mondo, corrisponde o dovrebbe corrispondere uno sviluppo delle nostre responsabilità morali. La questione centrale ci induce a slittare nel terzo spazio di problemi, vi ricordate nella piccola mappa che avevo consegnato. Ho tratteggiato quello dei nostri modi di vivere e di convivere con tanti altri e sempre più tanti altri, non in Italia e altre nel mondo. Questa, in senso lato dell'etica per noi contemporanei,
è, io credo, oggi una delle maggiori sfide per l'immaginazione filosofica. Del resto, se ci pensate, è negli ultimi decenni del secolo scorso che ha assunto rilievo e consistenza un ambito della ricerca filosofica che usiamo chiamare bioetica. Si tratta di un caso importante di etica applicata. Esso mette a fuoco un'ampia gamma di dilemmi morali che dipendono dallo sviluppo dell'impresa scientifica e dell'innovazione tecnologica, fra loro strettamente connesse, in riferimento, come ho accennato, a questioni di vita, questioni di entrata e uscita dalla vita, questioni che assumono un ruolo centrale soprattutto nell'ambito di quelle che oggi si chiamano le medical humanities. Quest'ambito è ora destinato a estendersi e a dilatarsi a fronte delle innovazioni tecnologiche che hanno effetti sui nostri modi di vivere e convivere. Il coltivatore di memoria mette sotto pressione i nostri criteri di valutazione etica, i nostri principi normativi, per estenderli a casi inediti e inaspettati. L'esploratore di connessioni si chiede se i nostri giudizi morali ereditati non debbano essere sottoposti a una critica severa in un mondo a volte radicalmente mutato. Cioè, i nostri giudizi morali, ci si chiede, non sono forse altro che pregiudizi morali, come ha sostenuto una grande filosofa, Annette Bayer, che ha contrassegnato David Hume come il filosofo morale delle donne. Poi, se qualcuno è interessato al perché, ve lo spiego. È in questo modo semplice e elementare che possiamo rendere conto di buona parte dell'impegno attuale dell'indagine dell'immaginazione filosofica, sfidata e messa alla prova dalla grande trasformazione scientifica e tecnologica. Come ho accennato, l'incertezza chiede teoria e la filosofia, presa sul serio, deve via via preservare un equilibrio instabile fra il grande repertorio ereditato e il mondo in accelerata trasformazione e deformazione, che formula domande e criteri di orientamento etico inediti. Ancora una volta siamo di fronte alla tensione essenziale fra continuità e discontinuità. Questo tema della continuità e della discontinuità è appropriato, se ci pensate bene, ogni volta che siamo di fronte a qualcosa che usiamo chiamare tradizione. Pensate alla storia dell'arte o dei linguaggi letterari, o alla storia delle scienze, o alla storia di una qualche religione in proposito. Una tradizione non è un blocco monolitico, congelato e fissato una volta per sempre. Una tradizione è piuttosto, come amava dire Giulio Preti, di cui mi ricordo ancora una lezione nell'aula 111 al Pian Terreno, qui, era là, per la Società allora filosofica italiana. E ricordo tutti i rapporti tra i colleghi, perché Giulio era anche lui della scuola di Milano, cioè della scuola che parte da Banfi, che per i rami scende fino a personaggi modesti e goffi come me. Non vi ricordate il ritratto che ha fatto lui? È una tradizione, un campo di tensioni, è un mosaico fatto di tante tessere che si alterano nel tempo e tuttavia persistono, magari dislocate nel mutamento. Tessere possono essere bianche o nere, come diceva Quine, ma l'insieme, grosso modo, è grigio, con diverse intensità. Così è per la ricerca filosofica, nella varietà essenziale dei suoi stili di indagine. Pensate ora alle questioni che oggi emergono con forza nello spazio dei nostri modi di convivere, nello spazio della polis, come dicevano i vecchi professori quando volevano essere solenni, in quello dello Stato-Nazione, o come dice Habermas, e nella nazionale Constellation, in quello incerto, intricato della possibile o impossibile cosmopolis. Sono convinto che qui si formulino, Marco mi ha già preceduto, ha detto tutto meglio di me, per la filosofia politica e sociale le più importanti sfide e le domande radicalmente inedite. Nel grande repertorio
Sappiamo che da Platone a Aristotele, a Machiavelli, a Baudin, a Hobbes, sino a Locke, Rousseau, Kant, sino a Hegel, la ricerca sino a John Stuart Mill, quello che volete voi, sino a Alexis de Tocqueville, se volete prendere un vasto campo di pensatori dei mutamenti sociali. La ricerca filosofica ha proposto e delineato una varietà di criteri di giustificazione e legittimazione dei fondamentali della nostra convivenza, mettendoli a fuoco entro una qualche comunità caratterizzata da confini stabili che include alcuni escludendo altri. Pensiero degli stati territoriali, il criterio di legittimazione della sovranità territoriale insorge nei processi che precedono la costituzione degli stati territoriali, i processi di centralizzazione. Variano nel tempo e nello spazio i principi o i criteri, chiamiamoli di giustizia per far prima, ma il riferimento costante è alla loro accettazione, giustificazione, corroborazione, legittimazione, validità entro confini dati. È sempre Westfalia l'ossessione. La domanda ricorrente elementare è allora: che cos'è una società giusta? Una società definita da confini, poi ci sono altre società altrettanto definite da confini e via dicendo. È chiaro fin qui? Silenzio è sempre equivoco, perché non sembra. Sembra che oggi, sullo sfondo di incerte transizioni, in tempi in cui si alternano le politiche dell'apertura, che chiamerò l'apertura illuministica per convenzione, e quelle della chiusura, che chiamerò la chiusura romantica per convenzione, il fatto della globalizzazione, con le sue luci, perché ha le sue luci, e le sue ombre, perché ha le sue ombre, ci induca a riflettere su una domanda relativamente inedita, difficile e tuttavia bizzarramente ineludibile. Non che cos'è una società giusta, ma cos'è un mondo giusto o un mondo meno ingiusto? È dagli anni 90, non a caso, che la ricerca nell'ambito delle teorie della giustizia tende a mettere a fuoco le caratteristiche di una teoria della giustizia globale. Il problema della giustizia globale diventa per noi il problema centrale e ci mettiamo alla prova con l'ingiustizia della Terra. Se volete, qualcuno è interessato a queste cose, se volete un esempio del ping pong tra prospettive alternative, pensate al contrasto tra la prospettiva di John Rawls, che è stato citato. Io ho sempre detestato la deferenza scolastica verso Rawls, di cui giustamente parlava Marco. Considero Rawls un terminus aquo e non un terminus ad quem per la ricerca. Ma Rawls, The Law of Peoples, del diritto dei popoli, del 1999, la postnazionale costellazione di Jürgen Habermas, dal 93-95, c'è la grande fortuna che c'è il bicentenario della pubblicazione di Per la pace perpetua di Kant, per cui tutti si scatenano, e il tentativo impressionante, molto controverso, di Amartya Sen, Nobel 98 per l'economia e teoria della scelta sociale, in The Idea of Justice. Mentre Rawls aveva proposto una teoria della giustizia, a Sen non propone una teoria della giustizia, ma propone l'idea di giustizia e la connette alle procedure o alle pratiche di scostamento dall'ingiustizia, piuttosto che cercare i principi che modellino istituzioni giuste. In quest'ambito il confronto delle idee è assolutamente vivace e pensare il presente in filosofia in questo campo implica il confronto con questi modelli, non implica alcuna deferenza verso questi autori o verso molte importanti autrici. Oggi c'è un numero di filosofe politiche e morali molto importante, ma implica questo sfondo di questioni. Ora, per farla un po' più breve, io penso che sia inevitabile che vi sia controversia e disaccordo
su come passare da una teoria della società giusta a una teoria del mondo giusto. Il realismo politico vecchio e nuovo contesta la possibilità dell'estensione, richiamando l'attenzione sulla natura intrinsecamente anarchica delle arene delle relazioni internazionali, in cui, come diceva Thomas Hobbes, i leviatani stanno fra loro in postura gladiatoria. Beh, se uno pensa al paesaggio mondiale, dice che in fondo Hobbes una buona ragione ce l'aveva. D'altro lato, l'altra grande obiezione che si trova di fronte chi mira a cercare passo dopo passo un'idea plausibile di giustizia globale, se lo trova con una famiglia di prospettive di tipo comunitarista che insiste per altre ragioni sull'impossibilità di estendere principi di giustizia al di là dei confini di un qualche noi politicamente, religiosamente o eticamente definito, a confini chiusi. Prima gli, prima l'America, prima gli italiani e via dicendo. Non per buttarla in politica, ma per far capire il succo della faccenda. Teorie cosmopolitiche si contrappongono a prospettive che restano interne ai contesti della costellazione nazionale. La controversia chiama in causa i nipoti di Hobbes e quelli di Kant, del Kant di Per la pace perpetua, cui accennavo, e del diritto cosmopolitico. Ora, l'idea di giustizia globale chiede all'indagine e all'immaginazione filosofica di dilatare i confini dello spazio pertinente. C'era un bellissimo libro di Nancy Fraser che si chiama Scales of Justice, cioè proprio scale differenti di giustizia. E lo spazio pertinente per la ricerca è quello del pianeta, l'unico pianeta che per ora condividiamo con miliardi di coinquilini della casa comune. Tuttavia, se ci pensiamo su con attenzione, la sfida si complica quando introduciamo la dimensione del tempo. E c'è una celebre massima di saggezza amerindia, che secondo me Papa Francesco mi ha fregato, perché l'avevo tirata fuori 4 anni fa. Poi me la sono trovata davanti nel famoso discorso che lui ha fatto, un bellissimo discorso che ha fatto alla FAO, nel periodo in cui facevamo la Carta di Milano, che ci suggerisce che noi non abbiamo ereditato il pianeta dai nostri genitori, ma l'abbiamo preso in prestito dai nostri figli. Se Greta Thunberg viene qui ci spacca la faccia. No. Tanto per dire che la difficile questione della giustizia globale richiede che definiamo i nostri doveri verso le generazioni future, o se preferite che prendiamo sul serio i diritti delle generazioni future. Si usa dire che questo è un genuino problema di giustizia intergenerazionale, che se introducete la dimensione temporale vi viene subito fuori. Nella seconda metà del secolo scorso vi è stata una fioritura di filosofie ecologiche di tipo molto diverso che hanno messo a fuoco in una varietà di modi la questione delle nostre responsabilità verso l'ambiente e la natura, aprendo una controversia sull'idea di crescita illimitata e predatoria delle risorse non rinnovabili del pianeta. Oggi la questione centrale ai tempi della globalizzazione è quella dello sviluppo sostenibile. E torniamo alla sostenibilità di cui qualche anno fa parlavo, ma al podio. Quando uno parla al podio sembra una roba più solenne, eccetera. Però la Carta di Milano l'abbiamo data a Ban Ki-moon, che allora era il generale segretario delle Nazioni Unite. Diciamo, grosso modo, noi sappiamo che l'idea di sviluppo sostenibile risale al Club di Roma dei limiti dello sviluppo degli anni 70-73 del secolo scorso, gli anni della crisi petrolifera, lo shock, eccetera.
risale esplicitamente, della prima volta che nei documenti internazionali esce questa espressione, viene formulata la definizione di sviluppo sostenibile, nel celebre rapporto della commissione Gro Harlem Brundtland, che è una grandissima prima ministra norvegese, la più giovane ministra della storia norvegese, dell'ONU del 1987, Our Common Future. Nel rapporto Brundtland la sostenibilità riguardava il livello di benessere, diciamo con una sola metrica del benessere, che era la massimizzazione dell'utilità aggregata, delle persone sull'orizzonte temporale esteso, e si basava su quattro pilastri: economico, sociale, ambientale e istituzionale. È sostenibile lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri. L'idea stessa della sostenibilità è stata approfondita nel tempo come introduzione di una pluralità di dimensioni che ha comportato per la ricerca empirica sociale una pluralità di indicatori, che è il grande problema teorico che fa lavorare i nostri amici economisti intelligenti. Basta, ci sono anche gli economisti stupidi come filosofi, io stesso. Basta pensare agli esiti del summit sulla terra di Rio del 1992, al summit dell'ONU sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg 2002, in cui si approfondiscono le connessioni esplicite fra dimensioni economiche, sociali e ambientali. A Rio più 20, cosiddetto 2012, in cui l'Assemblea Generale dell'ONU preserva e arricchisce l'approccio multidimensionale alla sostenibilità per the future we want, sino alla definizione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2015-2030 dell'Assemblea Generale dell'ONU del settembre 2015. Questo è, siamo ancora in corsa, non so se siamo in tempo, ma siamo ancora in corsa. Un forte invito a prendere sul serio la multidimensionalità dello sviluppo sostenibile e le implicazioni plurali di una genuina conversione ecologica sono del resto presenti nell'innovativa enciclica del 2015 Laudato Si di Papa Francesco. Così mi scuso con lui perché non si sa mai, insomma. E si consideri d'altra parte come a partire dagli anni 90 del secolo scorso la ricerca sulla questione centrale qui degli indicatori di qualità di vita delle persone, come dire che una qualità di vita di uno è migliore di quella di un altro, quindi confronti interpersonali entro paesi e tra paesi, assume come fondamentale una prospettiva incentrata sulla quella che Amartya Sen chiama la pluralità costitutiva delle sue dimensioni. Basta pensare in proposito appunto ai lavori pioneristici allora di Sen, di Martha Nussbaum, anche se le idee di Martha Nussbaum erano piuttosto diverse da quelle di Sen, io preferisco, sono sicuramente a favore di quelle di Sen contro quelle di Nussbaum, alle idee centrali dell'approccio delle capacità, il capability approach, che è usato dall'UNDP dell'ONU, all'adozione di un paniere di criteri valutativi e di indicatori dello sviluppo come sviluppo umano. La questione della sostenibilità e dello sviluppo umano come libertà chiedono all'immaginazione filosofica un impegno ad abbandonare una prospettiva riduzionistica e a preservare un approccio che è incentrato, per dir così, sui molti volti della sostenibilità. La sostenibilità ha certamente un carattere economico, quando estendiamo l'ombra del futuro sul presente, ma non ha solo un carattere economico. Vi è una dimensione sociale, vi è una dimensione culturale, vi è una dimensione propriamente ambientale. L'immaginazione filosofica ha il compito mai finito di elaborare un modo di vedere le cose, un approccio che ci restituisca nel tempo e nel mutamento una sorta di autoritratto di umanità, un autoritratto che ci restituisca nello spazio delle differenze un'immagine perspicua di noi stessi nel mondo che cambia. Nel mondo che cambia immaginiamo allora
un futuro. Non è dopo tutto una cosa strana. Con uno sguardo che si avvalga del ricordo dell'autoritratto d'umanità. Fra i molti futuri possibili che possiamo immaginare, la coerenza sembra ci chieda di immaginare un futuro umano. In ogni caso, quale che sia il futuro che immaginiamo, è prudente attenersi a una premessa di metodo. La premessa la prendo a prestito da Wittgenstein. Cito: quando pensiamo al futuro del mondo, intendiamo sempre il luogo in cui verrebbe a essere se proseguisse così come lo vediamo procedere. E non pensiamo che esso non procede seguendo una linea retta, ma una linea curva, e la sua direzione muta costantemente. Oppure pensate in proposito, stavo dicendo per metterla in prosa, alla poesia di Montale, la celebre poesia di Montale sulla storia. La storia non si snoda come una catena di anelli ininterrotta. In ogni caso, molti anelli non tengono. La storia non contiene il prima e il dopo, nulla che in lei borbotti a lento fuoco. La storia non si fa strada, si ostina, detesta il poco a poco, non procede né recede, si sposta di binario e la sua direzione non è nell'orario. Piaceva molto a Paolo Rossimonti questa. Tenendo conto dei suggerimenti del filosofo e del poeta, proviamo a interrogarci sul futuro. Possiamo immaginare molti tipi di futuro. Ma noi vorremmo poter immaginare, abbiamo detto, un futuro umano che preservi quell'autoritratto, anche se provvisorio, di umanità. Ma che cosa vuol dire precisamente ciò? Vuol dire semplicemente un futuro in cui siano preservati nel tempo i tratti della nostra comune umanità. Quanto condividiamo nello spazio ricco di differenze in quanto esseri umani. Qui è in gioco un'idea elusiva e tuttavia preziosa di uguaglianza umana, nel senso più semplice del termine. Detto in altri termini, in quel futuro lì che noi immaginiamo insieme, dobbiamo poterci riconoscere come quegli esseri goffi, imperfetti e vulnerabili che siamo noi in quanto esseri umani. La nostra identità deve poter stabilmente avvalersi di una catena di riconoscimenti nel tempo. Pensate a quante volte nel nostro presente, in vari modi, qualcuno è escluso con la violenza, o la crudeltà, o la rabbia, o la paura, o l'odio, o il disprezzo dal campo della comune umanità. Storie ordinarie di razzismo, di intolleranza, di umiliazione, di sfruttamento di persone a opera di istituzioni di altre persone, storie di antisemitismo. E qui sarebbe bello che da quest'aula vi fosse un applauso in onore della senatrice Liliana Segre, in modo che quest'aula partecipi. Grazie. Piacerebbe che in altre aule magne di altre università questo fosse presente. Avete sentito la risposta di Liliana Segre ai discorsi d'odio? Straordinaria, dice. Pensate, ci vogliono 3 minuti, 2 minuti per scrivere un pezzo d'odio contro di me. Ma cosa sono rispetto a quel soffio che è la nostra vita? Fate la vostra vita, non perdete 3 minuti per l'odio. Osservate che in queste circostanze le persone sono escluse prioritariamente non per quello che fanno, ma per quello che esse sono. Questa è la chiave del razzismo e del male assoluto del secolo scorso. Colore della pelle diverso, lingua diversa, cultura diversa, religione diversa, genere diverso. Il diverso non può essere incluso nella cerchia della comune umanità e ciò genera la grande terra, le pratiche del disumano,
Qui sembra proprio che non vi sia più spazio per l'esercizio di uno sguardo umano su persone e vite umane. L'autoritratto alla Rembrandt non ci è più accessibile. Era una passione di Robert Nozick questa. Oltre alla premessa, abbiamo bisogno di almeno due precondizioni elementari per pensare un futuro. La prima è in onore di Greta e dei ragazzi e le ragazze dei Fridays for Future. Che vi sia almeno un pianeta per poter pensare il futuro, per una sola umanità nel futuro. Ma ciò presuppone che noi condividiamo un senso elementare di comune umanità. Per intenderci, l'Amazzonia, per gli effetti globali devastanti della immensa foresta in fiamme, non è di Bolsonaro, come ha scritto raffinatamente Sabino Cassese qualche giorno fa in uno splendido articolo sul Corriere della Sera, di chi è l'Amazzonia. Né la Siberia, per le stesse ragioni, cioè per gli effetti globali devastanti ubiqui, è di Putin. Quanto a Trump, è meglio tacere. Ma anche i nostri ghiacciai che muoiono per le stesse ragioni non sono nostri. La questione della giustizia climatica e ambientale è strettamente connessa alla questione della giustizia sociale se guardiamo alle cose con sguardo umano. Seconda precondizione. Come dicono gli oratori terrificanti, e mi avvio alla conclusione, non vi fidate mai. Seconda precondizione, che sia preservato per tipi come noi, in qualsivoglia futuro, un semplice, elementare, riconoscibile, persistente senso di umanità. Ora non abbiamo a che vedere con la tensione fra umano e disumano, ma fra umano e post-umano. Cioè con gli effetti generati dallo sviluppo scientifico e tecnologico e in particolare dalle estensioni dell'intelligenza artificiale alle macchine autonome. L'ultimo romanzo di Ian McEwan si chiama Macchine come me. Ho detto che possiamo immaginare molti tipi di futuro. Alcuni pensano a un futuro post-umano in cui si muovono nello spazio e nel tempo macchine intelligenti, robot, robot, automi e ibridi. Gli esseri umani sono consegnati alla memoria di un passato, si avvera la profezia del vecchio Günther Anders, secondo cui l'uomo è antiquato. Qui l'esercizio tenace dello sguardo umano, come dicevo, non si definisce più in contrasto con le pratiche del disumano, quanto piuttosto con le pratiche del postumano. Per mostrare come stanno le cose, vi propongo una piccola serie di storielle filosofiche, in cui ricorriamo all'ipotesi di strane macchine, le macchine dell'esperienza e le macchine della trasformazione. Supponiamo con il filosofo Robert Nozick, che lo suggerì nel 1974, che esista una macchina dell'esperienza capace di darci qualsiasi esperienza noi possiamo desiderare. Nel futuro postumano, un gruppo di progettisti eccezionali si offre di farci entrare nella macchina dell'esperienza, in cui noi siamo nello stato dell'appagamento, quale che sia l'esperienza appagante che desideriamo. Non è paternalistico. Naturalmente, quando siamo nella macchina, non sappiamo di essere nella macchina. Questo mi ricorda un po' i cervelli nella vasca di Hilary Putnam. Sentiamo gli stati di esperienza che proviamo senza poter distinguere fra stati di esperienza che sono i nostri in risposta a certe cose che facciamo noi e stati di esperienza che la macchina fa sì che siano i nostri in risposta a certe cose che fa la macchina al nostro posto. Ma quando scegliamo di entrare nella macchina, noi sappiamo che le cose stanno o staranno così.
anche molto complesso è uscire da una macchina. Esco da una macchina o è un'esperienza che è la macchina che io esco dalla macchina? Ha a che vedere con il problema dello scetticismo questo. Il punto è, voi entrereste nella macchina dell'esperienza? Immaginiamo che qualcuno rifiuti di entrare nella macchina. È Bartleby, lo scrivano metafisico del superbo racconto di Melville. Non so se qualcuno di voi ha letto Bartleby. Qualcuno ha letto Bartleby? Di Melville? Letto? Perché Bartleby direbbe no? Bartleby dice sempre no. I prefer not to do. Naturalmente Bartleby non risponderebbe alla domanda, lo facciamo rispondere. Potremmo dire che c'è dopo tutto qualcosa che gli preme, oltre alle sue esperienze. Noi siamo dei tipi che vogliono fare, che aspirano a fare certe cose, non soltanto avere l'esperienza di averle e di farle. Anzi, nel caso di certe esperienze, è solo perché vogliamo anzitutto compiere certe azioni e fare certe scelte che desideriamo l'esperienza di farle o di pensare di averle fatte. Ciò che è importante per noi è poterci realizzare e sviluppare come agenti e come persone, come si dice, come originatori e originatrici di fini dell'azione e della scelta con altri nelle relazioni. Noi, come avrebbe detto il grande fenomenologo Edmund Husserl, in omaggio al mio maestro Paci, noi siamo persone leibhaft, siamo persone in carne ed ossa, persone situate. Con Bartleby potremmo aggiungere, c'è una seconda ragione per non entrare nella macchina, noi dobbiamo essere in un certo modo, essere un particolare tipo di persona. Chi noi siamo è una cosa importante per noi, o chi noi assumiamo che siamo, ha a che vedere con il nostro progetto di vita, buono o cattivo che sia. Perché dovremmo preoccuparci solo del modo in cui riempiamo il nostro tempo stando in certi modi e non di chi noi siamo, del tipo di persona che noi siamo, vogliamo, aspiriamo o possiamo essere? Naturalmente il diabolico è anche molto avido, diciamo, progettista di strane macchine, può rispondere all'ultima battuta di Bartleby. Potremmo pensare a una macchina della trasformazione che ci trasforma in qualsiasi tipo di persona ci piaccia essere, compatibilmente con il rimanere noi stessi. Ma anche quest'ultima diavoleria non sembra sfuggire all'obiezione ricorrente. Come per le altre macchine, l'aspetto più inquietante è che essa vive la vita al nostro posto. Forse quello che è veramente importante per noi è vivere noi stessi in contatto con altri, con altre, con l'altro, con il mondo. E questo le macchine non possono farlo per noi. Credo. La conclusione sembra essere suggerita da un esame filosofico delle grandi e piccole cose della vita per tipi come noi se adottiamo lo sguardo umano su un futuro possibile. O forse più precisamente dovremmo dire che è solo la migliore convinzione che vorremmo rimanesse convincente nel futuro per tipi come noi, preservando in un mondo mutato in modi inaspettati, come ci hanno detto il filosofo e il poeta, il semplice, elementare e prezioso senso di umanità, con tutta l'eco del grande repertorio, con un vivo senso del passato, con una consapevolezza nitida della distruttività politica e umana, così come della creatività umana e politica, come ci aveva suggerito Bernard Williams nella sua piccola lista delle virtù del filosofo e della filosofa. Qui, io credo, è propriamente in gioco la responsabilità intellettuale e morale dell'immaginazione filosofica e del tandem fra l'esploratore di connessioni e il coltivatore di memorie, quella di tenere assieme continuità e discontinuità nella vicenda nel tempo della conversazione umana. Grazie di cuore. Grazie. Grazie, grazie di cuore. Grazie a te per questa bellissima lezione che ha toccato molti temi, fra loro
connessi e che ci pone tutta una serie di domande, sia quelle che riguardano la nostra attività di studiosi di filosofia. Penso all'analisi che tu hai fatto del ruolo dell'immaginazione filosofica e di come essa nasca da questa tensione fra esplorare le connessioni e il coltivare la memoria. E poi ci ha posto una serie di domande anche di grande attualità, in particolare sul tema della sostenibilità e del rapporto fra giustizia sociale e giustizia climatica. Se qualcuno vuole, c'è un po' di tempo per qualche domanda, o Marco vuoi fare qualche osservazione, abbiamo ancora un po' di tempo se vogliamo ulteriormente approfittare di Salvatore Veca e della sua intelligenza. Andava bene, Marco? No, ho chiesto a Marco se sono stato diligente, perché ormai sa tutto lui, quindi è lui il mio modello. C'è qualcuno fra gli studenti, innanzitutto, o fra i colleghi che vuole fare qualche osservazione, chiedere qualche chiarimento? Prego. Magari o viene o se perlomeno si alza in piedi sentiamo meglio. Ah sì, sì, senz'altro, grazie molte, è stata... grazie molte. Hume ha dovuto ritirare molti saggi per via della censura. C'è un celebre saggio sul suicidio, uno sulla religione, ce n'è uno sullo scrivere saggi, che si chiama, questo è il titolo, in cui sostiene che ci sono due regni. C'è un regno del learning, un regno dell'apprendimento, dello studio, delle cose, e c'è un regno della civil conversation, cioè della conversazione civile. C'è quello del learning, è molto scuro, lì uno diventa scettico, e poi esce ed entra nella civile, è molto settecentesco, molto illuminista scozzese questo. La cosa singolare, non tanto, perché nel Settecento, come hanno dimostrato grandi studiose, è abbastanza comune, gli ambasciatori dal regno del learning al regno della civil conversation sono le donne. Allora Annette Bayer, che è una bravissima studiosa di storia e in parte di filosofia morale, ha scritto un libro sui pregiudizi morali, dedicandolo a David Hume, il filosofo morale delle donne. Questa è la spiegazione. Grazie a lei. Ci sono altre domande, richieste di chiarimento? Prego. No, diciamo più semplicemente che fare qualcosa non è la stessa cosa che avere l'esperienza di fare qualcosa non perché la fai, ma perché una macchina ti genera l'esperienza di fare qualcosa. Non ha a che fare? Noi possiamo avere una tesi a favore o contro il libero arbitrio, e tuttavia la differenza resta. Naturalmente, se uno mi dice in realtà noi crediamo di scegliere, ma in realtà non scegliamo, perché si pensano i neuroni per te, la cosa non cambia l'argomento della macchina, perché ok, io preferisco credere di scegliere credendo di essere io a scegliere piuttosto che credere a ciò che la macchina fa sì che io creda. Ecco, non so, questa è la faccenda. A proposito di questo, io mi ero preparato una... Non so perché, sono tre giorni che pensando a questo testo sono stato colpito dal ricordo, che forse qualcuno di voi può condividere con me, del celebre finale, del quasi finale di Blade Runner. Non so, qualcuno... quanti hanno visto Blade Runner? Minchia! Ha più successo di Melville. Vi ricordate questo famosissimo monologo?
su cui è stato scritto l'ira di Dio, mi sono reso conto, cioè ci sono diverse interpretazioni, perché l'androide, il replicante finale, invece di far fuori il cacciatore di androidi, che è Harrison Ford, sceglie di morire lui, come muoiono gli androidi, scadono, perché anche noi siamo a scadenza, diciamo, solo che loro sono programmati con la scadenza dei 4 anni, e i veri androidi che scappano per tornare a Los Angeles, per andare alla Foundation, sono questi androidi che vogliono farsi prorogare la scadenza o farsela togliere. Lui dice, più o meno, perché ho visto le traduzioni, non sono granché, ma insomma, ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Ho visto i raggi beta balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. Tutti questi momenti sembrano perduti nel tempo come lacrima nella pioggia. È tempo di morire. Fine della citazione. Allora, mi sono posto il problema, ero lì alle prese con le mie macchine strane, mi sono posto il problema, come interpretare questo monologo dell'androide che sceglie di morire, cioè di scadere? Perché la prima cosa che ti viene in mente è che sia una cosa terribilmente umana, proprio nel senso del preservare l'autoritratto di umanità di cui abbiamo parlato, perché il largo dei bastioni, Orione, c'è tutta la mitologia greca della costellazione di Orione, della trasformazione di Orione, eccetera. Non so cosa siano le porte di Tannhäuser, ma Tannhäuser è Wagner ed è la grande mitologia nordica, tedesca, diciamo, difficile dire tedesca proprio perché Tannhäuser è peraltro un importante poeta dopo il Mittelgang della poesia duecentesca tedesca. Perché questi lacerta perché questo pezzo di repertorio proprio per umani viene detto da un non umano a uno che assumiamo sia umano, perché lì non si sa come finisce la faccenda? E questo è come interpretare questo? Perché potremmo pensare, vabbè, è molto semplice, gli hanno messo dentro il programma dei pezzi di quasi ricordi umani, no? Ma perché hanno scelto di mettergli dei quasi ricordi umani che sono una sorta di frammento del grande repertorio? Come se volessero consegnare agli umani la memoria persa del repertorio di umanità? Che gli umani avessero bisogno di più umanità o che loro mirassero all'umanità? La scelta di morire è una scelta di morire per l'umanità, è una scelta di morire, come direbbe il filosofo della coscienza Chalmers, come macchina al silicio. Ecco, mi piacerebbe che su questa bizzarra cosa, che trovo molto affascinante, potessimo rincontrarci per discutere gli sviluppi dell'ermeneutica del straordinario Blade Runner, Ridley Scott, 1982, che è quello che, è un termine orrendo, che sdogana, portiamo via, il cacciatore di androidi, che è un romanzo del 68 di Philip Dick. È lì che Philip Dick rientra nella cosa. Poi c'è stata un'altra versione di Blade Runner, ma di ciò non so nulla. Grazie. Grazie a te per questa bellissima lezione. Grazie, grazie. Grazie molte. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie di cuore.